Rispetto delle regole e maggiore collaborazione. È quanto chiede il Corecom Puglia, il Comitato regionale per le comunicazioni, alle emittenti televisive private in un seminario organizzato a Bari. Dal 1 ottobre scorso, infatti, l'Agicom, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha conferito al Corecom la delega per il controllo delle 44 TV locali sparse sul territorio pugliese. Un controllo che prevede rigore nel rispetto delle regole pubblicitarie, nella tutela dei minori, oltre che nel pluralismo socio culturale e politico-istituzionale. Ad aiutare il Corecom nel monitoraggio, come ha spiegato il direttore Mimmo Giotta, saranno 15 laureati e dottorandi della Facoltà di Scienza della Formazione che controlleranno 24 ore su 24 per periodi determinati le TV sorteggiate. Il comitato, ha detto il presidente Corecom Puglia Giuseppe Giacovazzo, non è il cane da guardia, ma il controllo è necessario. Queste nuove regole non sono per mettere sotto tutela nessuno, tantomeno le emittenti, a cui io ho sempre riconosciuto e continuo a riconoscere una funzione straordinaria, non di supplenza o di integrazione, ma di vera sostituzione del sistema dell'informazione in Italia, che non sarebbe quello che è se fosse soltanto affidata ai grandi network, che sono evasivi e dai quali non ci aspettiamo più nulla rispetto a quelle che è l'informazione locale, che non esisterebbe se non esistessero le televisioni locali. Questa è la nostra funzione, garantire al massimo questa necessità universalmente sentita. Un invito subito raccolto da Fabrizio Lombardo Piola, presidente di Antenna Sud, nonché presidente di RTP, la prima rete di emittenti televisive private pugliese. Con la creazione, fra l'altro, dell'Associazione degli Editori Radiotelevisivi, alla quale ad oggi hanno aderito già 22 emittenti, noi stiamo facendo un grande sforzo, ma credetemi, un grandissimo sforzo di fare sistema nell'ottica della legalità, della trasparenza, della correttezza, del rispetto delle regole, del rispetto del territorio, del rispetto delle persone. Non è facile, perché il mercato è un mercato difficilissimo, soprattutto con l'avvento del digitale ci saranno dei grandi sconvolgimenti, però stiamo lavorando e lo stiamo facendo in piena collaborazione con tutte le istituzioni, proprio perché effettivamente la TV locale possa svolgere bene quel servizio pubblico a cui è preposta. Prima del seminario sulle regole per le emittenti televisive private è stato anche firmato il protocollo con la Polizia Postale, che servirà per avviare un'attività mirata a diffondere la cultura informatica fra i minori.